Termini Imerese è di nuovo in scena per la cittadinanza onoraria di Ficarra e Picone. Dove siamo? Grazie di essere qui. Noi oggi siamo in una sala che è stata restituita al museo recentemente, perché è stata restaurata, ed è oggi la prima volta che viene utilizzata dopo questo spettacolo. E credo che sia un modo molto, molto bello di utilizzare questa sala, che sarà sicuramente un luogo di aggregazione e di cultura che si farà sempre. Ringrazio naturalmente gli intervenuti, i signori consiglieri comunali che vedo, le autorità, il presidente del tribunale, il procuratore, il rappresentante della forza d'ordine, la carabinieri, il presidente di Stato, l'ordinanza, non voglio dimenticare nessuno, che sicuramente con loro daranno la nostra manifestazione, la nostra cerimonia più ufficiale. E di questo si ringrazia. E non credo che per esempio non c'è il problema. E che presento i nostri ospiti grandissimi, che sono gli artisti di casa, che tutti conosciamo e che apprezziamo. Quindi io ti ripresento perché sono stati nostri concittadini per alcuni mesi. E proprio questo fatto che hanno vissuto con noi, hanno condiviso con noi tutta la loro fatica artistica che sicuramente si è trattata, che noi oggi dobbiamo onorare e ringraziare. Gli chiamati artisti e grandi artisti sono. Non ho voluto usare mai il termine attori comici, perché attore comico mi sembra un po' riduttivo. Loro sono delle persone, degli artisti, che hanno un dono, che hanno poche persone, pochi artisti, riescono a trasferire dei messaggi importanti, sociali, con ironia, con un modo molto simpatico di approcciarsi a chi poi dentro di sé fa delle riflessioni che loro ci costringono a riflettere, ci costringono a riflettere e fare un discorso come è stato anche nell'altro loro opere, quello della legalità, perché di legalità si parla della strada della legalità che tutti dobbiamo percorrere. E che tante volte magari ci viene più comodo, perché così viene più comodo non seguire la strada della legalità. Di questo quindi noi vi ringraziamo e ne rendiamo sicuramente merito. Prima di passare alla lettura formale della delibera dell'eterno per il conferimento della cittadinanza onoraria, voglio passare il microfono alla Presidente del Consiglio Comunale, la dottoressa Campagna, che è rappresenta tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, Commissario. Buongiorno a tutti i colleghi. Siamo molto grati. Saltarvi a nome del Consiglio Comunale, e saltarvi fondamentalmente a nome di tutta la cittadinanza che noi rappresentiamo. E io in questo momento, Commissario, condividere con me vorrei essere proprio la voce della gente, trasmettervi le emozioni che avete lasciato in ognuno di noi. Niente succede per caso. Io ricordo che voi siete arrivati in un momento in cui ci apprestavamo a vivere un momento amministrativo molto difficile. E io vi ho considerato da subito una sorta di bocca d'aria in una notte buia. Con voi è arrivata la novità,
avete destato molta curiosità e ci avete permesso per un attimo di distrarci e di provare sollievo anche da un momento che ci preoccupava, che ci sicuramente ci costringeva a riflettere, un momento che ci disorientava, un momento in cui vedevamo un buio davanti a noi. E poi avete portato il sorriso e avete portato anche la possibilità ancora di credere possibile tutto. Noi diventavamo magicamente set cinematografico. Forse la luce della nostra città, forse i nostri colori, forse questo fascino ignato che per mia aveva raggiunto anche noi. E allora vorrei trasmettervi cosa ha lasciato la vostra presenza qui in ognuno di noi, raccogliendo un po' gli aspetti della gente. C'è chi con voi si è sentito attore e ha tirato fuori quel vecchio sogno nel cassetto, ma è svelato. C'è chi è stato privilegiato e ha raggiunto la foto con voi e di questa foto mi credo che farà ricordo da trasmettere in tutti i nomi il tempo, da raccontare in famiglia. C'è chi della vostra foto ha fatto un trofeo per cui troneggia i carni, le pasticcerie, nei ristoranti della nostra zona. E io per prima, un po' di preferirei, ho il privilegio, voglio anche visibile di avere una foto che mi sta molto a cuore. Non è con voi, non ho una foto con voi. Però io ho fatto di quello che io ho considerato il più grande attore del cast, il piccolo Sergio, che ho avuto il privilegio di seguire da pediatra, perché ho avuto la fiducia della sua mamma, mi è stato consegnato, ho seguito per questi suoi mesi di presenza, l'ho seguito anche sul set. Ed è la foto di Luciano, che ricorderà anche a me di essere stata vicina a casa. Questa foto, devo dirvi, c'è chi non l'ha raggiunta mai. C'è chi ancora la coglie amarezza e delusione per avervi inseguito il corso e non avere mai raggiunto la foto, o poi, e io ho giurato a mia figlia di essere portavoce di questo numero di attese. Lei è ancora tra questi. Se abbiamo fatto bene i calcoli, sono rimasti da fotografare di persone in termini 32. Poi il resto l'abbiamo fatta con... Guarda la magazzistica, lo fa. Quindi noi siamo più tornati per fare queste 32 foto. È vero, è vero. Io ho fatto una magazzistica diversa, io credo veramente voglio tra foto, selfie e strette di mano, 7.000 persone che avete raggiunto, del resto è una pentina. Però non è vero poco. Cara, visto che questi sono i conti dei buchi della prefettura, perché noi ne abbiamo fatto almeno qualche 25.000 fotografie. Tanti sentimenti, tante emozioni, cioè che ancora è arrabbiatissimo per quei due mesi di sosta impossibile, soprattutto il centro storico, perché ha presidiato le vostre mani, arrabbiatissimo con voi, io mi sto preparando per essere, no? Cioè chi è stato un attimo felice, e vi dico adesso chi è, perché siete andati via con un grande rispetto della città e anche un condizionatore che è stato danneggiato dal Presidente del Consiglio. Stato sostituito, ce n'era un nuovo firmante che aveva adesso, e dice la mia segretaria, ma dopo un mese si è guastato, quindi la segretaria è ritornata triste e io riconsegno ovviamente il problema. Poi c'è chi ovviamente vi ha e vi ha annoverato tra gli amici più cari e intimissimi, perché sappiate non siete sfoggiati come amici intimissimi da tanti di noi. Cosa voglio dire? Voi avete veramente coinvolto tutta la città. Adesso vi devo dare un merito decisamente più importante, più significativo. Voi vi siete intanto divisi magistralmente i compiti. L'imprevedibile salvo è stato imperturbabile, irraggiungibile, assolutamente rigorosamente concentrato sul lavoro. Valentino, col suo carattere affabile, delizioso, a sé non ha mai negato una stretta di mano e una parola, no. Voglio dire, secondo me è stata una strategia sbagliata. Noi veniamo tardi allo stesso modo, però dietro Salvo, concentratissimo sul suo lavoro, c'era sempre un Valentino che si dava alla gente e non risparmiava mai in mano. Quindi vi ringraziamo di questo, ma è grandissimo merito.
chiavette e che avrebbe dato a questo territorio, e in questo territorio veramente sempre, una piccola mamma economica. In un momento in cui noi vivevamo e viviamo un periodo, un momento di grande difficoltà lavorativa ed economica. Non è da poco sottolineato, anzi credo che sia il grande significato che questi due mesi hanno dato al nostro territorio e che nel tempo, con il ritiro, la si trasforma in speranza futura. Vi ringrazio anche la città, la struttura città, la piazza Duomo, che grazie al vostro input adesso ha conservato il significato per la Repubblica, con il presidente di uno dei più grandi cinque comunitari, il Circolo Margherita, che ha deciso di creare una contrada di interesse sul rinnovo della vecchia comunità. Quindi grazie al vostro input, la nostra piazza Duomo di libertà non solo. È un input che ha dato Valentino, io ero è la mia esatto, adesso. No, è vero, è lui che ha parlato della fontana, io. Se era per me l'avevi distrutta, è grazie a lui. Considerato Schiaffisti, Salvatore e Carra, nata
del 71. E Valentino Picone, nato a Palermo il 23 marzo del 71, sono perfettamente coetanei. Dopo la foto, dopo. No, io ho 24. Ma chiesto la foto, ho chiesto la foto. Poco dopo, per 20 anni, con successo e grandissima professionalità, didattica, attore, cabarettista, conduttore televisivo e regista, costituendo uno dei sodalizi artistici strutturatori, noti ed amati dal pubblico, e rappresentando nel mondo lo spettacolo italiano con raro esempio di comicità intelligente unita a un profondo impegno sociale, come testimoniato dai valori e dei lavori teatrali che vengono realizzati e sempre con leggerezza e con intelligenza e ironia affrontano serie problematiche dell'attuale società. Considerato che la città di Termini Imerese ha accolto con gioia e disponibilità sia i due protagonisti della truppa cinematografica, sviluppando un legame in particolare affetto e simpatia nei confronti di Salvatore Di Carra e Valentino Picone, alimentato soprattutto dalla spontaneità e disponibilità assoluta dimostrata dagli stessi in ogni circostanza e dalla loro costante presenza nel periodo di imprese sul territorio comunale, tanto che l'intera comunità si è sentita coinvolta e protagonista della produzione cinematografica, facendo in modo che la realizzazione del film sopportando in un grado sempre con un sorriso anche eventuali disagi. Determina di conferire la cittadinanza onoraria della città di Termini Imerese agli artisti Salvatore Di Carra e Valentino Picone, quale espressione di alta stima e conoscenza per la preziosa attività svolta a favore della comunità termitana, della società e dell'intero territorio con le seguenti motivazioni. Ancora la devo leggere. Per aver contribuito con la realizzazione del film in loro legale, patrocinato dal Comune di Termini Imerese ed interamente realizzato sul territorio comunale, a promuovere e valorizzare su scala nazionale la città di Termini Imerese e il suo patrimonio artistico, apportando notevole beneficio all'economia locale derivante dalle numerose attività collegate alle imprese cinematografiche che hanno privilegiato l'utilizzo di imprese e maestranze e strutture locali. Per la simpatia, spontaneità e disponibilità assoluta dimostrata dagli artisti in ogni circostanza nei confronti dei cittadini di Termini Imerese, apprezzato durante il periodo di riprese in cui sono stati costantemente presenti nel territorio comunale, tanto che l'intera comunità si è sentita coinvolta e protagonista della produzione cinematografica, favorendo in ogni modo la realizzazione del film. Grazie.
3, 4, 3, 4. Grazie, grazie, ringraziamo il commissario e tutti voi che siete presenti. E devo dire che lo riteniamo un atto formale, perché noi già ci sentivamo, come dire, terminati dopo. E poi soprattutto, come dire, visto che condividiamo qualcosa, certo, la storia che abbiamo raccontato non è la storia di Cerni. Noi non siamo arrivati qui per raccontare una storia di Termini, volevamo raccontare una storia di un paesino immaginario, non è che abbiamo cambiato il nome, per noi quel paese rappresentato è Pietramare. Però condividiamo sicuramente noi e tutti voi un figlio, che è questo film in cui magari molti di voi avranno fatto le comparse, li si vede, non li si vede, alcuni gli attori, altri non li si vedrà mai, però hanno contribuito in maniera determinante in costruendo le varie scenografie, chi in maniera ancora più determinante dandoci a mangiare ogni giorno, e quindi ormai un braccio appartiene alla pelle che abbiamo mangiato lì praticamente tutti i giorni, e quindi condividendo, come dire, una cosa così bella, perché per noi è stata un'esperienza meravigliosa, e un film che abbiamo voluto fortemente, già ci sentivamo terminati, adesso lo stiamo, come dire, ci stiamo sposando in comune, ma insomma già convivevamo. L'importante è appunto che adesso non ci siamo andati alle basse provare, ci siamo riusciti a fare, perché se no comincia a diventare pesante, perché già ci sono altri cittadinanze, per cui non possiamo fare ogni passo, diciamo. Cos'altro possiamo aggiungere, caro Picone? Che non sei altro, tu che... No, niente, io non avrei niente da dire, se non anch'io ringraziarvi e chiedervi scusa, l'avrete visto, l'abbiamo fatto anche nella trasmissione quando siamo stati ospiti in quale trasmissione, abbiamo sempre detto scusateci se abbiamo creato qualche disagio, però è normale. E devo dire che sarebbe stato normale anche qualche protesta in più, cioè qualcuno che si arrabbiasse. Invece c'è stata sempre una, perché abbiamo privato fino alle 5 del mattino, abbiamo fermato il traffico per tanto tempo, anche il dopo da un giorno all'altro, perché cambiavamo il programma di lavorazione, per cui era prevista pioggia e non dovevamo fare questo, poi la pioggia non c'era, allora facciamo una scena in piazza, allora dobbiamo bloccare la piazza, quindi poi gli automani sono venuti tutti incontro per fare questa cosa, per cui nient'altro da aggiungere se non grazie, insomma, arrivederci. La rappresentazione di alcuni luoghi della città, la valorizzazione che abbiamo cercato di dare, delle inquadrature, anche di come potrebbe essere quella piazza, quindi, come dire, se in qualche modo dovesse continuare questo progetto di riportare in piazza le fontane veramente, ci sentiremmo ancora più che con i cittadini, cioè ci sentiremmo di avere in qualche modo partecipato veramente ad un dibattito cittadino che avrebbe riportato qualcosa. Infatti quando ce l'hanno detto, noi stavamo costretto le fontane, allora la signora gente dice, ma voi lo sapevate che facevano le fontane nell'Ottocento? Ci sono abbastanza grande d'età, ma non così tanto da riportarlo. Però se non lo dice lei, mi fido, quindi insomma siamo contentissimi noi. Grazie. Ovviamente voi ci avete fatto riflettere, come avevo detto all'inizio, la vostra arte, la vostra capacità è quello di riflettere. E anche su questo abbiamo riflettuto sulla piazza, abbiamo riflettuto sui nostri momenti che sono bellissimi. Io sono uno che li ha apprezzati da questa città, che li ha apprezzati veramente, perché sono un po' abbandonati, forse dimenticati, ma sono veramente belli. E tra qualche anno vi aspettiamo qua, la città sarà sicuramente diversa, ne sono sicuro. Ma infatti, ecco, questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, cioè leggere di qualcuno che ci ha scritto sui nostri social, che sono tantissimi,
che hanno riscoperto attraverso, come dire, il film, dei cangoli o dei posti che non... Ecco, noi l'abbiamo definita dappertutto, ma perché lo pensiamo, e per Rimini siamo rimasti sorpresi noi, pur abitando pochi chilometri da qui, siamo venuti tante volte siamo venuti a vedere il Belvedere, a fare una passata a Rimini, e cosa vale, però non avevamo mai apprezzato la bellezza di questa città, così come durante i sopralluoghi e le riprese che abbiamo fatto. E speriamo che come dire, che chi fino ad ora non li ha visti questi angoli così belli, li possa vedere e valorizzare, perché c'è un territorio bellissimo, non solo nella città, ma mi riferisco anche al Golfo, insomma, che veramente potrebbe dare tantissimo. Quindi ci auguriamo di essere stati la scintilla. Voi sicuramente avete girato tante scene nelle stanze, le nostre stanze, del segretario comunale, di tante stanze, e gli impiegati si sono spostati, hanno preso la loro casa, hanno preso le sedie, se ne sono però e vogliono adesso magari sono stati impossibilitati a lavorare per qualche tempo. Qualcuno adesso mi vuole ringraziare e mi vuole anche lasciare qualche ricordo della città con qualche pubblicazione che sicuramente apprezzerete. È un disegno che abbiamo realizzato i ragazzi dell'Istituto Artistico di Cefalù un paio di anni fa, con tutta la guida del professore Giovanni Maristrei, e sono rappresentati tutti i simboli di Termini. Hanno realizzato dei ragazzi nel quinto anno a Piazza Duomo, hanno messo una pedana e hanno fatto, e poi Italo Buono ha fatto il concetto grafico e tutto questo stato. E giusto sono una di 100 e 100 di 100, che sono grafici. Sono la prima di Alfa Omega. Adesso c'è un concerto madrigale che dura 6 ore. Anche questo è un regalo, rappresenta la cameratista, realizzato dall'architetto Roberto Ledesco e Fonte Benissimo. Come no, grazie. La cameratista è la stanza dove vuoi registrare tutto il mondo. E questo invece è dedicato a voi. Scusa, Sara, se sbaglio, colpa di Valentino. La scorsa estate, durante il Sol Leone, arrivò la proposta di girare un filmone. Chiedendoci chi fossero il regista o l'attore, non uno, ma due grandi, chitarra e timone. Accolti con simpatia e grande curiosità, inizia un periodo di gioia e novità. In giro per la città molti nuovi, intento a frequentare, location e scenografie da realizzare. Ma in questo contesto di grande confusione, si rilevò interpretare di qualche grave infrazione. Uso di forme di altoparlante su mezzi mobili prima dell'elezione, meritate la sanzione. Produzione a rumori molesti durante la circolazione, meritate la sanzione. Fermata con il braccio alla circolazione, meritate la sanzione. Ma leggendo il saluto alla cittadinanza dedicato, vi siete scusati per il disagio creato. Siamo noi che ci scusiamo per il disagio a voi creato nel trasuolo distratto del vostro nuovo strumento quotidiano. E adesso il bel ricordo dell'evento passato riporta alla mente quanto che c'è un momento osservato, casting per comparse, cineprese e concordi. Atmosfera di luci, allegri trasuoni, cittadini per molto interessati da una realtà non lontana e al centro della piazza una bella fontana. Un film spettacolare per il cinema pensato come una favola a termine milanese ambientato.
E siccome nella vita ogni prospettiva può essere variata, anche una sanzione può essere tramutata. Invece di una multa pecuniaria, con orgoglio chiediamo la cittadinanza onoraria. Devo dire che all'inizio aveva cominciato la rima con One e mi ero preoccupato, perché è colpa tua che si chiama Picone, solo per questo. Grazie. Grazie a tutti i legali e veramente per tutto l'affetto che ci avete dato e che continuate a darci. Grazie. Grazie a voi. La cittadinanza onoraria dovuta, fatto dovuto, però è giusto che sia così, no? Beh, la cittadinanza onoraria, i due artisti l'hanno sicuramente meritata, hanno lavorato in questa città per alcuni mesi e quello che è il loro merito principale, hanno fatto sentire tutta la città protagonista della loro opera cinematografica. Dopo questo periodo di riprese, di cambiamenti, dopo aver visto la faccia bella e la faccia brutta di Termini Imerese, lei in questo momento ricopre la carica di commissario del Comune, cosa vorrebbe cambiare? Cambiare la città non è il mio compito, il mio compito è portarla fino alle elezioni, amministrare la ordinaria amministrazione appunto della città e fare in modo che questo periodo sia il meno difficile possibile per la stessa. Ciao, avete girato il film? Era un copione già programmato e finito oppure man mano che avete scoperto la politica termitana avete deviato qualcosa? No, vi do una notizia, i problemi che ha Termini, io mi auguro di poter dire che ha avuto Termini perché magari da domani non ce l'avrà più, ce le hanno gran parte dei paesi italiani, per cui noi abbiamo semplicemente fatto un film e cercato un posto bello dove realizzarlo e Termini è una città bella. Noi abbiamo voluto raccontare una storia che riguarda insomma sicuramente tutti noi. Dal nord al sud. È chiaro che in questo, come dire, in questo racconto ci possono essere delle battute che come magari ci come dire, particolarmente ci vanno a solleticare delle cose che pensiamo, però se qualcuno ha pensato a causa mia me ne scuso. Ok, grazie. Ciao, grazie.